Nel 2011 la rivista Domus aveva invitato Maurizio Cattelan a dirigere un numero della famosa rivista di architettura. Cattelan, che è l'artista italiano oggi più famoso nel mondo, tra le altre cose aveva preparato un testo fatto di strampalati aforismi. Il genere dell'aforismo è un genere che si adatta particolarmente alla forma mentis di un artista come Cattelan. Quando pronuncio la parola silenzio, lo distruggo, scrive ad esempio. E poi ancora, perché i piloti kamikaze portano il casco? Come un acrobata, Cattelan crea cose non logiche che hanno senso. Attraverso l'improbabile e l'assurdo, finisce per rimettere in movimento la logica, avendo allargato il campo da gioco. Cattelan, come tutti gli artisti più bravi, sfugge dalla logica della comunicazione quotidiana. La sua visione ci sposta dal torpore della nostra comfort zone, spingendoci con una particolare forza di accelerazione verso regioni che appartengono al futuro. Anticipa con un'ispirazione quasi divinatoria realtà e temi che solo col passare del tempo ci accorgiamo essere diventati di attualità. Per molti si tratta di un ciarlatano, per altri di un genio del marketing applicato all'arte, per altri un genio e basta. Di certo ha dimostrato di essere capace di camminare sul ciglio di un burrone, trasformando l'ambiguità nella sua cifra poetica. Il suo è sempre un gioco ironico, capace di far dialogare la cultura alta con quella bassa. Pinocchio e Hitler, Joseph Beuys e il formaggio Galbani, Lucio Fontana e Zorro. Ogni sua opera finisce in un modo o nell'altro per far parlare di sé, rompendo il guscio dell'indifferenza. A volte anche a prezzo di operazioni percepite come troppo provocatorie. È famoso il caso dei tre bambini impiccati, i manichini appesi alla quercia di Piazza 24 Maggio a Milano. Quei bambini hanno gli occhi aperti, disse Cattelan in quell'occasione. Sono un invito a interrogarsi. Cattelan è abilissimo a mettere a punto dispositivi che spiazzano l'interlocutore e accendono interesse smitizzando i processi creativi. Per esempio, nel 1989 era stato invitato dalla Galleria Neon di Bologna a realizzare la sua mostra d'esordio. L'artista non vuole presentare lavori già realizzati, ma non riesce a trovare una nuova idea. Finisce così per appendere alla porta della galleria il cartello con la scritta «Torno subito», messaggio che rimarrà appeso fino alla fine del periodo della mostra. È un'opera che, usando di un aspetto dell'esperienza comune, parla dell'attesa con un linguaggio sofisticato e contemporaneo. Nel 1991, invece, partecipa a una mostra collettiva presentando un verbale di polizia incorniciato che attesta il furto di un'opera d'arte invisibile dal significativo valore affettivo rubata dall'auto della sua fidanzata. Il documento è datato il giorno prima dell'inaugurazione. Il verbale, autentico, è firmato e timbrato dalla questura di Forlì. È un gesto ironico che prende di mira sia il sistema dell'arte sia quello della burocrazia. Ma il momento in cui l'arte di Cattelan si dimostra particolarmente capace di leggere lo spirito del tempo e in qualche modo di anticipare il malessere e anche la rabbia del momento è il grande monumento realizzato nel 2010 in Piazza Affari a Milano, di fronte al Palazzo della Borsa. L'artista installa al centro dello spazio pubblico una mano di marmo di Carrara alta 4 metri, sopra un piedistallo di travertino alto 6. Alla grande mano, però, sono state mozzate 4 dita. L'unica che rimane è il dito medio e il gesto è inequivocabile. In Italia da qualche anno si celebra il Vaffa Day, promosso da Beppe Grillo. L'anno successivo inizierà la stagione del movimento Occupy, nato nello Zuccotti Park di New York. Il gesto del dito medio contro il tempio della finanza italiana per molti era inaccettabile,
Ma quando il 24 settembre 2010 il monumento viene svelato al pubblico, ci si accorge che il gesto non è rivolto al Palazzo della Borsa, ma verso chi il palazzo lo sta guardando. Un nuovo capovolgimento di fronte, un nuovo salto mortale, un nuovo rimescolamento di carte. Il significato non è chiuso a priori, si muove come la pallina di un flipper che rimbalza nella testa di chi lo guarda. Per quanto riguarda la mostra di Palazzo Reale a cui quell'opera era legata, dopo un braccio di ferro con l'amministrazione comunale vengono esposte tre opere. La più importante è la Nona Ora, realizzata nel 1999 e che aveva consacrato Cattelan come uno degli artisti più provocatori sulla piazza. In un'intervista al Corriere della Sera, però, Cattelan dà un'interpretazione sorprendente del trittico. È la mia famiglia autobiografica, il padre, la madre, il figlio. Una famiglia disfunzionale, come è stata la mia. Il padre fa il papa, la madre sostituisce il figlio sulla croce. E il figlio non riesce a comunicare se non battendo sul tamburo. E sulla scultura che raffigura Giovanni Paolo II colpito dal meteorite, dice: è un lavoro spirituale che parla della sofferenza. Il titolo, La Nona Ora, allude a quella in cui Cristo chiede al Padre perché l'ha abbandonato, ma il Papa cadente si aggrappa al crocifisso. Quando era stata realizzata quell'opera, sulla Chiesa Cattolica non si era ancora abbattuto il meteorite degli scandali sulla pedofilia. Negli anni successivi vedremo un altro papa dimettersi e un altro ancora colpito dalle polemiche sull'uso del denaro destinato ai poveri. Quando Cattelan guarda Giovanni Paolo II, già segnato dagli effetti del Parkinson, non sa che dopo qualche anno Papa Bergoglio descriverà la Chiesa come un ospedale da campo, pronta a curare le ferite persino di un papa colpito dal meteorite. Chissà, forse tra 10 anni la lettura di quell'opera potrà essere ancora diversa. Il linguaggio di questo artista si insinua nelle crepe del presente come un cuneo. Ogni sguardo alle sue opere è come un colpo di martello che allarga la ferita anziché guarirla. Pensiamo all'opera America, il water funzionante di oro massiccio installato al Guggenheim nel 2016, anticipando l'elezione di Donald Trump, il presidente miliardario. Che cosa significa? Non lo sappiamo, né lui ovviamente lo dice. Quello che è sicuro è che Cattelan spiazza e costringe tutti a uscire dal territorio dei pensieri preconfezionati. La stessa cosa è accaduta con un altro vero colpo di teatro. Si tratta di Comedian, la banana appesa al muro venduta ad Art Basel Miami nel 2019 per $120,000. Un'idea pura, banale, di cui finiscono per parlare i media di tutto il mondo. Perché tanto interesse? Ce lo sfottò, certo, c'è il gusto del paradosso. Lui, il re del mercato, si fa giullare, come il titolo suggerisce, per svelarne i meccanismi folli. Condanna ed esaltazione convivono. Comunque la si veda, Cattelan ne esce vincitore. Ma è anche un'opera che mostra quanto la comunicazione mediatica influisca sui valori e sulle dinamiche della vita reale. Cattelan mette a nudo la contemporaneità, senza condannarla, ma costringendo tutti a guardare oltre.